Stiamo inquadrando adesso il presidente del Fiorenzuola, Pinalli, un grande presidente che ha portato il Fiorenzuola ancora in Serie C, quindi il Fiorenzuola, grande protagonista l'anno scorso di questo, del campionato di Serie D, e quest'anno avremo anche il derby a Piacenza, Piacenza-Fiorenzuola, quindi il calcio della nostra provincia e del Parma sta andando a gonfie vele, proprio con, a parte la retrocessione del Parma dalla Serie A alla Serie B, però ci sta, perché il nuovo presidente ha pagato lo scotto del nostro calcio e adesso sembra che stia cambiando rotta, mettendo dei... Ecco le squadre che stanno per fare il loro ingresso in campo, noi dobbiamo prima gli arbitri e li lasciamo andare volentieri. Subito dopo la squadra ospite. La Fidentina. Padroni di casa, il Sasso Maggiore Terme, due squadre che non nascondono le loro ambizioni. Che è scoppiato una bomba. Porca miseria, ragazzi, c'è stato un attimo di spavento. Noi abbiamo avuto una leggera tachicardia, ma siamo stati colti di sorpresa. Quindi Sasso alla nostra sinistra, Fidentina alla nostra destra, sarà questa la posizione, la sistemazione in campo delle due squadre. Ecco, si parte, è il Sasso Maggiore che ha battuto il calcio d'inizio di questo primo tempo, ma è la Fidentina che ha già riconquistato palla, poi si porta fuori il pallone, i numeri si vedono pochissimo, sono numeri verdi, sarà difficile distinguere il giocatore dal numero, quindi noi li conosciamo poco questi ragazzi, sarà difficile per me chiamarli con il nome. Tutti i giocatori sono più vecchi. Il nuovo giocatore è più giovane. Il nuovo più giovane sarà il nostro più vecchio.
Adesso c'è un batti e ribatti, siamo nella metà campo della Fidentina, cerca di ripartire la Fidentina, si allunga il pallone, salta il suo diretto avversario che era il numero 4, poi viene ostacolato il numero 10 della Fidentina in modo falloso e adesso si riprenderà il gioco con una punizione. Siamo lungo la linea verticale del campo alla sinistra, sulla fascia sinistra della Fidentina. Pallone che lo fa girare dall'altra parte del campo. Bisogna. Sempre Fidentina. Pallone lanciato in avanti, fuori misura, non ci può arrivare nessuno. Il pallone che si spegne sulla linea di fondo della porta del Sasso Maggiore. Siamo 2 minuti e mezzo di gioco, adesso la partita sembra affidata a lanci lunghi invece di manovre costruite, e spesso questi lanci sono fuori misura. Manca la precisione, si vede proprio che si cerca di disfarsi del pallone per non essere scippati e poi magari ci sono gli ultras per la Fidentina che sono stati sistemati sulla tribunetta dall'altra parte. Pallone che finisce spesso fuori dal campo perché per adesso i duelli uno contro uno non riescono e quindi l'avversario tocca il pallone, il pallone che finisce fuori per la rimessa sempre di chi è in possesso, di chi era prima in possesso della palla. Adesso c'è un fallo laterale, battuta lunga dentro l'area. Viene schizzato prima il pallone di testa, però sono calci un po' così. Una volta si diceva alla Carlona, adesso non si dice più alla Carlona perché. Invece questo è un bel suggerimento e c'è la prima conclusione pericolosissima da fuori area, un bolide, fa buona guardia però il portiere del Sasso, ma la Fidentina pericolosissima con questo tiro improvviso scagliato da fuori area. Abbiamo fatto fatica fino a seguirlo con il movimento della videocamera, non ce l'aspettavamo neanche noi. Molto più determinata la Fidentina in questo avvio di partita, siamo al 6° minuto di gioco ma già 2 tiri, uno in porta, uno fuori. Questo poteva avere miglior sorte perché era da solo, doveva prima controllarlo il pallone, aggiustarselo e poi tirare, aveva tutto il tempo a disposizione, invece ha calciato di prima intenzione, pallone che è finito altissimo sopra la traversa.
adesso cerca di portarsi avanti il Salso Maggiore, ma si porta il pallone fuori, il numero 10, quindi ci sarà la rimessa con le mani per la Fidentina. Siamo sulla fascia sinistra, nella metà campo della Fidentina. Adesso il Salso Maggiore che ha qualche spazio a disposizione, siamo sulla tre quarti, però fa tutto male il giocatore del Salso. Prima rallenta un po' il gioco, poi lancia in avanti, pallone che dove non c'è nessuno. Chi parte bene a metà dell'opera nel calcio, vedete che la Juventus è partita malissimo e adesso si trova già molto distante dalla, da come è sua abitudine. Le partenze in tutti gli sport sono molto importanti perché bisogna rimanere aggrappati al treno, alla motrice, perché sennò si perde terreno. Buona questa azione della Fidentina che si sviluppa sulla destra, va sul fondo. Poi c'è anche un bel servizio e poi c'è un fallo sul portiere. Però la Fidentina è ancora pericolosissima con questa incursione in area. Pallone messo bene in mezzo. A mio avviso doveva calciare di prima il pallone, il giocatore che aveva ricevuto il pallone. Invece ha cercato un controllo, lì dovevi calciare, sei a poca distanza dalla porta, pochi metri dalla porta, non serve un controllo, il pallone ti arriva su e lì si spara in porta. Quindi nulla di fatto, 0-0, ma una Fidentina che sta arrivando sempre minacciosa dalle parti del Salso Maggiore. Siamo al nono minuto di gioco, 0-0, siamo in casa del Salso. Viene fermato il giocatore del Salso, viene, diciamo, gli viene fatto ostruzione, lui si era spostato il pallone sulla destra, il suo avversario si è messo, si è frapposto con il corpo, per l'arbitro è punizione da lunga distanza, da lunghissima distanza, lì è difficile calciare direttamente in porta, ci sarà un pallone che andrà a spiovere dentro l'area. Tutta la linea difensiva è sulla linea dell'area grande della porta, l'area più lunga, quella è orizzontale.
quindi è difficile non finire in fuorigioco se per caso tutta la linea si muove in avanti. Invece tenta direttamente la conclusione, ma era una distanza siderale, proibitiva. Pallone anche calciato forte, però dai davanti la barriera. Quindi calciare così, pallone finisce fuori o sulla barriera, perché non c'è un altro modo. Però c'è questa bellissima e c'è la... Adesso c'è da interpretare l'arbitro, perché è difficile, perché era in anticipo il giocatore del Sasso. Non so se ha sbandierato il guardalinee, non ho visto, però non mi sembrava posizione di offside. Lì è dubbio questo intervento dell'arbitro, a me lascia qualche dubbio. Mi sembrava più fallo del portiere che fallo del giocatore del Sasso, perché era... No, io non l'ho visto, ma secondo me era più fallo del portiere che fallo, perché era in ritardo il portiere. Cioè, uno può andare indietro. Ormai non faccio più in tempo a fare il replay. Ancora Sasso, un grande Sasso in questa fase di gioco, che sta mettendo in difficoltà la difesa della Fidentina. Un Sasso che si è un po' svegliato, diciamo, da questa... Chiedono un replay, ma io ce l'ho, ma non l'ho impostato, quindi mi dispiace un po', perché potevo impostarlo. E adesso c'è un fallonetto da dietro a favore della Fidentina, ci sarà una punizione. È stato agganciato il giocatore con la palla, adesso siamo sempre a metà tra l'area e il centrocampo, quindi lontanissimi dalla porta. Grande azione in contropiede. Sembrava lento il giocatore del Sasso, invece è arrivato anche al tiro. Era più veloce il recupero del difensore della Fidentina, però forse aveva troppi metri di vantaggio, poteva arrivare prima dentro l'area. Diciamo che ha rallentato un poco rispetto. Però lascia delle autostrade la difesa della Fidentina al Sasso. Autostrade che... Recupero del difensore da terra, gli strappa un pallone, glielo porta via. Grande azione, perché stava diventando pericolosissimo l'attaccante del Sasso.
sembrava averlo superato, saltato di netto, invece da terra è riuscito a allungare il piede, allungare la gamba e fermarlo, addirittura rischiando anche il fallo perché era per terra, era di solito non si può giocare da terra, quindi siamo al 17° del primo tempo, partita bella, partita vivace, tutte e due le squadre la stanno interpretando bene, non si risparmiano, la partita è a viso aperto, nessuna si difende ma tutte e due vogliono attaccare, quindi quando due squadre sono votate all'attacco si aprono praterie in difesa, ma è meglio così, vince lo spettacolo e per noi che siamo in tribuna è un ottimo spettacolo. Ah, grande uscita adesso del portiere del Salso che anticipa ad un soffio l'attaccante della Fidentina. Lo paghiamo noi lo stipendio a Milano, cioè meno male che avete fatto una buona partenza quest'anno, no? Ma Allegri esce alla distanza, lo sa, che esce alla distanza Allegri. Fa un filotto di 32 partite senza perdere. Allegri, la Juve. Sempre partito male Allegri. Ascolta lì. Quindi adesso si sta un po' scherzando perché la partita ha perso quel brio che c'ha. Comunque il risultato ancora fermo sullo 0-0, ma la partita ci ha già dato tante occasioni da gol. I portieri non sono stati impegnatissimi in parate difficilissime, anche se sono stati chiamati in causa diverse volte, però le occasioni ci sono state e quindi la partita sta rispondendo alle attese della vigilia di un derby molto sentito, e poi è la prima partita, quindi è ancora più. È ancora una motivazione in più per le due squadre, essendo un derby, la prima partita, quindi nessuna delle due ci sta a uscire sconfitta, ma neanche un pareggio secondo me sta bene. Vedete che in una squadra ci vuole un centrocampo che fa da collante tra difesa e attacco. Quando c'è un centrocampo che fa da filtro, fa da collante agli altri due reparti,
sia l'attacco che la difesa non vanno in difficoltà, proprio perché, e secondo me le due squadre si stanno giocando questa partita proprio a centrocampo. Adesso un'altra bella azione, poi ancora interrotta per un fuorigioco, l'arbitro, ecco, perso la diretta, ciao. Gli amici, purtroppo per un punto Martin perse la cappa, noi per un cavetto che non abbiamo dietro abbiamo perso il collegamento. Adesso
commesso un'ingenuità, adesso ne avevo uno di scorta, però la partita verrà ricaricata, quindi avete perso 3 minuti di questa partita. Purtroppo non c'è la corrente, quindi ho di solito ho la corrente, adesso no. Comunque nulla, non è successo nulla, al 26esimo siamo ancora sullo 0-0. Avrete la partita integrale registrata, purtroppo questa sarà una diretta in 2 tempi o in 3 tempi. Sempre spettacolare, stavolta il portiere del Salso che si deve superare andando a prendere in tuffo, in volo, ma una parata sicura, un tiro a botta sicura da dentro l'area di un giocatore della Fidentina. Fallo sul portiere, l'arbitro li giudica, stavolta secondo me è giusto, però perché la prossima volta la porto la mano. Adesso ci arriva il risultato anche del Parma. Pordenone, il Parma sta... Ah, le 20:30, è vero, volevo ben dire. Ci fa prendere dei... Sei con me adesso? Io lo scascato con lui. Anche noi ci siamo caduti tutti. Parma gioca stasera alle 20:30, non oggi. Però è il Brescia che preoccupa, eh. Il Brescia che preoccupa. Un po' di velocità, un po' di spinta.
risultato al 31esimo, avete sentito anche voi l'urlo del pubblico del Sasso. Diciamo un gol un po' fortunato quello del Sasso, perché dopo vari tentativi alla fine il pallone è entrato, ma sembrava quindi Sasso in vantaggio, 31esimo. Adesso è la Fidentina che deve accelerare, deve forzare i tempi per recuperare questo svantaggio, perché siamo al 33esimo del primo tempo, Fidentina sotto di un gol. Adesso c'è il giocatore della Fidentina che ha un po' le sembianze del giocatore del Milan, che commette fallo sul giocatore del Sasso. Quando c'è il fallo c'è il boato del pubblico, fallo per il Sasso. Scusate gli amici, anche l'ho detto anche prima, per un punto Martin perse la cappa. Scusate gli amici di Franco, per una volta perse la cappa, per un cavetto Franco perse la diretta. Un'ingenuità. Ma non ho la corrente, quindi devo. Mi sono anch'io addormentato. Comunque è cambiato il risultato, il Sasso è passato in vantaggio. La partita è registrata, verrà ricaricata, quindi non perderete. Chi la vorrà rivedere anche dopo, che non l'ha vista al completo adesso, dopo ci sarà la partita integrale registrata. E la palla!
Adesso c'è una punizione per la Fidentina da... Pallone messo in area, libera l'area con un colpo di testa, il difensore del Sasso però guadagna un altro calcio d'angolo la Fidentina, quindi dalla punizione al calcio d'angolo cambia poco. Vediamo se il calcio d'angolo sarà sfruttato meglio. Siamo sulla destra, quindi batte un mancino, pallone che rientrerà verso la porta. Tutte le due squadre sono nell'area del Sasso, o perlomeno nei pressi dell'area. Pallone spiovente, calciato bene, però sul secondo palo non c'è nessuno della Fidentina. E poi senza, una volta si diceva, spazza il pallone più lontano possibile, proprio per cercare di far salire la sua squadra. Il Sasso era tutto ripiegato all'indietro, si muove bene però il Sasso davanti, c'è una buona intesa tra la coppia d'attacco, stavolta però il passaggio di ritorno è troppo lungo, si mette in mezzo il giocatore della Fidentina e protegge il pallone e lo lascia scorrere fuori dal campo. No, niente. Oggi non va. Oggi abbiamo delle grosse difficoltà con la violenza, ma colpa nostra. Pallone da calcio d'angolo sfiorato di testa dal giocatore del Sasso, pallone che allunga la sua traiettoria e va a finire dalla parte opposta del campo. Quindi rimessa laterale per la Fidentina, mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, ma il Sasso è in vantaggio per 1-0 nel derby con la Fidentina. Anche gli ultras della Fidentina adesso non incitano più non sostengono più con le gran lavoro per tutti e due i portieri in questo primo tempo, però il portiere della Fidentina ha dovuto raccogliere un pallone nella sua rete, il portiere del Sasso no, quindi adesso c'è un malinteso in attacco, doveva essere un passaggio facile, aveva due giocatori a sostegno, il giocatore del Sasso non
ha messo un pallone in mezzo e tra i due litiganti il terzo gol è il giocatore della Fiorentina a prendere sul pallone. Adesso c'è il calcio di rigore per la Fiorentina al 42esimo, steso in area il giocatore con la palla e adesso a 3 minuti dalla fine del primo tempo la Fiorentina ha la possibilità di rimettere le cose a posto con un calcio di rigore. L'arbitro non ha avuto dubbi, non ha avuto esitazioni. Viola, no, secondo me l'arbitro non la va a vedere, no? È un mancino che si incaricherà del tiro. E torna il risultato in parità 1-1 su calcio di rigore al 43esimo. E adesso scoppia un'altra bomba. Fino adesso erano stati in silenzio, adesso si sono svegliati, risvegliati. Quando ci sono. Certo che sentire quei botti qua non va bene. Essere là non so com'è. C'è anche la sirena. Thank you.
c'è il fischio dell'arbitro, termina il primo tempo 1-1 il risultato. Squadre che rientrano negli spogliatoi per l'Inter. Dopo neanche un minuto è Sasso a presentarsi davanti alla porta della Fidentina, stacca bene il giocatore sul bel cross da sinistra, però sfiora il pallone, non gli dà la giusta direzione, quindi il pallone, però ci sarà un calcio d'angolo, si vede che l'ultimo tocco è stato della Fidentina, quindi si riprenderà con un corner dalla destra, stavolta un tocco a pochi passi, erano in due sul pallone messo in mezzo di destro, però non battuto benissimo, quindi Sasso che torna in possesso della palla, però è sempre in zona d'attacco, pallone che finisce fuori, sempre fallo laterale però. Per il Sasso. Adesso si chiudono le maglie difensive della Fidentina, non riesce il giocatore del Sasso di cercare un dribbling tra tanti difensori, perde il pallone, adesso rilancia il portiere con i piedi del Sasso, siamo nella metà campo della Fidentina, è sempre il numero 9, però è da solo, non riceve l'aiuto di nessuno e alla fine perde il pallone. Si gioca in un fazzoletto di campo, poi commette fallo il giocatore del Sasso e si prende anche la munizione, mi sembra. Adesso tornano a sostenere gli ultras della Fidentina e la loro squadra. Thank you.
giusta secondo me la decisione dell'arbitro, perché il giocatore della Fiorentina aveva saltato il giocatore del Sasso e da terra il giocatore del Sasso l'ha colpito, anche se in modo lieve, però gli ha fatto perdere il controllo della palla, quindi adesso bello l'intervento aereo del portiere del Sasso, esce bene con sicurezza, non era facile andare ad agguantare il pallone. Adesso c'è un bel duello in velocità sulla destra, ubriaca di finte, molto bene, e poi rimedia però la grande difensore del Sasso, che prima era stato bruciato sul tempo. Bellissimo duello in velocità quando ci sono queste corse, ma poi è stato bravo anche a telecomandare il pallone, prima l'ha spostato sul sinistro, poi dal sinistro se l'è portato ancora sul destro, non ci ha capito più niente il difensore del Sasso, proprio perché si è giocato ad alta velocità e quando si gioca veloci è difficile leggere le mosse degli avversari. Ha letto bene, poi adesso ribatte subito il portiere, un grande aggancio, bellissimo, grande azione dell'attaccante, poi alla fine la difesa della Fiorentina ci mette una pezza, ma lì il numero 11 ha fatto vedere due cose egregie, due cose davvero davvero fuori classe, proprio perché è uno stop a seguire. Poi ha messo a sedere in area il suo marcatore e poi un po' troppo altruista, ha servito bene un appoggio corto sulla sua destra. Però qua ha peccato di altruismo, un vero bomber lì deve far gol dopo aver fatto tutto molto bene. Bravissimo il numero 11, una grande bella giocata, partita da centrocampo e arrivato addirittura davanti al portiere. Questi sono momenti belli nel calcio, proprio quando si vedono questi assoli. Ed è raro vederli perché sono difficili, però si vede che ha nelle corde questi numeri, il numero 11 del Sasso. Adesso c'è un flipper in area, stava per
palla entrare in buca per il Sasso, però quando c'è, non si riesce con le due leve, non si riesce a respingere il pallone e poi si perde il pallone o la pallina va in buca. Quindi calcio d'angolo adesso per la Fiorentina, siamo sulla destra d'attacco, batte un mancino, quindi la palla che rientra verso la porta. Comunque bel derby, niente da dire, 1-1 risultato, quindi c'è ancora battaglia, c'è ancora voglia di vincere nelle due squadre. Siamo al 55esimo e qua le occasioni fioccano da ambo le parti, quindi non bisogna mai fermarsi se l'arbitro non fischia, perché non serve fermarsi, bisogna fermarsi solo quando l'arbitro fischia, anche perché gli avversari non si fermano, continuano a giocare perché non sentono il fischio, magari per il giocatore era fallo ma per l'arbitro no. Adesso c'è una serie di finte, poi si libera per il tiro debole, però non impensierisce la parata del portiere del Sasso. Comunque grande lavoro oggi per i due portieri. Adesso c'è quella mania lì di toccare il pallone a un metro, io non so cosa cambia toccare il pallone a un metro, per poi dare la possibilità al compagno vicino a, so, un pallone che sfila a saltelli dentro l'area, non ci arriva nessuno, quindi taglia l'area in diagonale, va a finire sul palo opposto, ma fuori dal campo, senza... Poteva diventare pericoloso un tocco, ma non c'è stato, in mezzo all'area. No.
controllo su tutto il centro. Fai due avanti e indietro. Due avanti e indietro nel campo. Ecco di nuovo, non è mai giocato. Calcio, no? Giorgio, te l'ho chiesto nella costruzione. Adesso è uscito il giocatore che prima ha compiuto quella bellissima giocata, quella... numero 11. In orizzontale davanti all'area, poi il pallone che è finito sulla destra, è arrivato in corsa il giocatore del Sassu, un bel tiro secco a mezza altezza, ma c'è il portiere della Fidentina che devia in calcio d'angolo questa forte conclusione da fuori. Sempre una bella partita quando ci sono tante occasioni da una parte e dall'altra. Vuol dire che la partita è aperta, è viva. Ancora il Sasso, stavolta un triangolo aereo con una conclusione aerea, ma lì era meglio cercare non il tiro in porta, ma cercare almeno di tenere il pallone in campo in qualche modo. È arrivato un po' scoordinato alla... sul pallone, giocatore del Sasso, però sempre molto viva la partita. Adesso per merito del Sasso che sta insistendo in queste sue... Ancora un bel cross, non c'è nessuno dall'altra parte, taglia tutto l'area. C'era solo un giocatore in area che però era molto in ritardo sulla linea del pallone, sul tracciante del pallone, perché è stato un vero tracciante questo qua, perché ha tracciato tutta l'area. Corre ai ripari anche la Fidentina, forze fresche, doppio cambio. Noi, nonostante l'interruzione del collegamento, siamo in ascesa.
63 adesso, 3 mi piace, quindi vuol dire che la partita, i numeri sono chiari, le statistiche non, Mancino! Sessantacinque minuti complessivi tra primo tempo e secondo tempo, sempre 1-1, quindi 25 minuti al termine, tanto tempo ancora a disposizione perché questa partita, se finisce in pareggio, non accontenta le due squadre, perché le due squadre vogliono vincere, quindi il pareggio sarebbe un brodino per... È ancora un pallone che sibila, ottima la girata al volo di sinistro, quasi appena dentro l'area, un po' spostato sulla sinistra, pallone che però va a finire su, fuori di poco dal palo più lontano, il portiere è rimasto fermo, probabilmente aveva stimato fuori il tiro, però è stato un bel tiro lo stesso. C'è una serie, una mitragliata in porta del Sasso, l'ultima però è stato un tiro a liberare, perché non è stato un tiro in porta ma un tiro a liberare l'area, però la partita è sempre divertente, sempre emozionante, perché qua ci sono delle svirgolate ormai che il pallone addirittura due per terra. È stato proprio un impatto a due, tutti e due i giocatori della Fiorentina si sono fatti male. Qua si prende il pallone o la gamba, a volte quando non c'è scelta praticamente, perché il gioco è veloce. Adesso non ho visto bene l'azione, non so se è stato... E in effetti l'indicazione che è arrivata al portiere di stare attento non aveva tutti i torti, perché il tiro è stato forte, fortissimo. Pallone che dalla tribuna non si poteva vedere dove finiva, ma è finito fuori di poco. Bella anche questa punizione. Ma forse è inciampata sulla piedi. Adesso ti risparmi, di ogni tanto si sente la sirena
non so se è la fine turno o alla sirena. E adesso si invertono le parti. È il sasso che deve battere la punizione, quindi si invertono le parti, la distanza è pressoché uguale, forse un po' più lontana questa rispetto a quella battuta poc'anzi dalla Fidentina. Comunque far gol da lì secondo me è molto difficile, ci vuole un super gol far gol da lì. È lo stesso, però la dinamica è uguale, tocco laterale corto, però il tiro è diverso perché ci riprova, però riesce meglio. Il secondo tiro, che era più difficile da calciare rispetto alla punizione, calcia molto bene, anche questo tiro finisce pochissimo a lato del palo del portiere sulla sua destra. Adesso c'è un passaggio smarcante, filtrante, poi il portiere prima vuole uscire, poi resta in porta, il pallone che viaggia ancora sulla sinistra, ma è una partita senza tregua, non c'è un attimo di pausa. Quando una squadra finisce di attaccare, incomincia subito l'altra, dall'altra parte, quindi bella partita ancora. 19 minuti alla fine, siamo al 71esimo, squadre che non si risparmiano alla ricerca del gol. Risultato 1-1. Adesso non riesce il controllo, l'ha servito molto forte, però aveva le spalle girate alla porta, quindi ancora un gol mangiato del Sasso. La preparazione è bellissima, anche il passaggio assist, tocco corto sulla destra, il compagno in appoggio deve solo calciare in porta, ma calcia debolmente, un piattone senza pretese. E il portiere ringrazia perché si trova il pallone tra le mani. Adesso c'è una conclusione ancora da lontano, che dalla tribuna. Sono dei tiri, ragazzi. Ah, non si contano i tiri in porta e fuori, veramente c'è un bombardamento da tutte le parti. Adesso va giustamente l'arbitro a rimproverare il numero 8 del Sasso, perché
poteva andargli peggio, è stato solo richiamato. Ancora una discesa, palla al piede, molto bella, tra tanti avversari, non perde palla, oh. mai dire gol, mi sembra un quarto d'ora. Adesso io non voglio azzardare, però se il Sasso meritava di più adesso, prima il portiere e poi sulla ribattuta del portiere un tiro che doveva essere indirizzato meglio. Sicuramente adesso Sasso merita il gol, perché però nel calcio non si può mai dire, perché quando la palla non entra l'avversario poi ti può castigare nella prima occasione. E qui il risultato è ancora di 1-1, quindi scampato pericolo per la Fidentina, e quindi deve stare molto attento adesso il Sasso, perché la Fidentina ha ancora tante frecce nel suo arco. No. Sono contenti gli ultras della Fidentina. Anche un cambio. Sono stati
Esce Zoppicante, giocatore della Fidentina. Ma qua ci sono stati tanti scontri e quindi... Partita sportivamente correttissima, agonisticamente correttissima, anche se c'è stato qualche fallo, ma non falli cattivi, quindi giocatori anche molto molto fair play in campo, quindi un derby di quelli sentiti ma molto belli sotto tutti gli aspetti, l'aspetto agonistico, l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico, veramente un grande derby questo, che però non è finito, il risultato è ancora 1-1. A 10 minuti dalla fine siamo all'80esimo, poi ci sarà un po' di recupero come è normale. Squadra che hanno speso molto, adesso il pallone se lo portano a casa, secondo me gli Ultras non lo... Non è... Vedete, non viene più rimandato in campo perché... Non è autografato, ma è lo stesso, perché... non gliela restituiscono più. Manca solo il sinistro in questa conclusione, ma Sasso adesso ha tirato un sospiro di sollievo proprio perché il pallone è stato colpito male. Adesso si fa, è la stanchezza che comincia. C'è anche caldo, sì. Vedete qualche errore che prima in, quando i giocatori erano freschi e lucidi non ci sono stati questi errori. Adesso un po' di stanchezza c'è, ma è normale. Siamo all'82esimo, 83esimo, 7 minuti alla fine, 1-1 risultato, ma squadre che sono sempre pronte a colpire. Qualsiasi momento. Adesso c'è un calcio d'angolo, traiettoria morbida, ma non può incornare con la giusta forza, la giusta potenza. Il giocatore adesso commette fallo nel liberarsi, l'attaccante della Fidentina va a colpire al volto il difensore del Sassuolo. Non è un colpo volontario, però è un fallo e quindi l'arbitro giustamente fischia. Due! Due! Porca! Senza palla!
una grande azione adesso in attacco del Sassu sulla destra. Adesso anche questa chiamata dell'arbitro mi sembra esagerata, perché lì se c'è stato spalla contro spalla è stato il giocatore del Sassu a dare una spallata. Questa è una decisione un po' inspiegabile dell'arbitro, non si riesce a capire, ma è lui che decide, quindi per lui è fallo in attacco del giocatore della Fidentina. Tutti forse si aspettavano il secondo rigore, ma invece l'arbitro ha fischiato per dare un fallo alla... Allora l'arbitro adesso le ultime due decisioni dell'arbitro hanno lasciato un po' scontenti i tifosi della Fidentina, perché un finale con tanta suspense, finale thriller, perché qua non si capisce poco adesso. Chi è che fa fallo e chi no? Non... Però la punizione è ghiotta, è una punizione ghiottissima che fa venire... Per fortuna del Sassu la barriera era stata messa bene. Due minuti alla fine, ma c'è un altro cambio, quindi ci sarà un recupero almeno di tre minuti, solo per le sostituzioni. Che vedete che le sostituzioni vengono fatte non simultaneamente, ma... Comunque due squadre che reciteranno un ruolo sicuramente importante in questo campionato d'eccellenza, proprio per quello che abbiamo visto oggi. Ma la partita non è ancora finita, c'è un calcio d'angolo per la Fidentina dalla destra,
batte un mancino, quindi Parabola che rientrerà verso la porta. Sono velenosissime queste parabole quando arrivano, quando cadono nell'area, e ci sono tantissimi giocatori dentro quest'area. Tutto il sasso raccolto dentro la sua area, non c'è. Ed è l'atteggiamento giusto, perché batte corto, però chiama. Adesso però, secondo me, sbaglia questo schema su calcio d'angolo a Fiorentina, anche perché una volta recuperato il pallone non c'era più dietro nessuno, neanche nella Fiorentina, quindi. Quattro minuti di overtime, tempo regolamentare è scaduto, siamo al 90esimo, quindi siamo già nel secondi di recupero. L'arbitro che adesso continua a tirar fuori i cartellini in questo finale, ed è appunto un segno che la partita bisogna ricorrere a tutte le malizie proprio per non. Si è divertito, il pubblico ha apprezzato questo spettacolo in campo. È il forse più salso che ha avuto, però il difetto di non aver capitalizzato tutte le occasioni che gli sono capitate. Ma anche la Fiorentina ha avuto, vedete, questo è una chiamata al portiere, una telefonata. Ormai l'arbitro
c'ha sempre il cartellino in mano, può anche non rimetterselo. Il finale sta 105, siamo in ascesa. 4 mi piace. Ma io non capisco perché il pallone non deve essere messo in area. E finisce dopo 5 minuti di recupero questo divertentissimo, spettacolare derby. 1-1, pareggio, non era il risultato secondo me di quello che abbiamo visto in campo, perché una delle due squadre doveva vincere, forse era il Sasso, forse la Fidentina, ma alla fine contento. Oh, porca miseria! Oh, avvertite almeno! Una giornata di calcio ancora per noi! Era ora, si può dire, ma siamo contenti di questa giornata! Che ci riconcilia un po' per il nostro sport preferito, che dopo tanti mesi di assenza, di lontananza dai campi, eccoci qua, ancora sulle tribune, a seguire queste. Cosa dire, una bella partita finita con un risultato di parità. Noi chiudiamo il collegamento su YouTube. La diretta è saltata, poi ci siamo ricollegati, quindi la partita verrà ricaricata per chi la vuole, la troverà sempre sul canale YouTube Cocci 6100. E arrivederci, a risentirci da Franco.